empatia è essere vicino ai tuoi amici, oppure a qualcuno che nemmeno conosci. Empatia vuol dire amore, vuol dire speranza, vuol dire tolleranza. L'empatia è una scelta e un'opportunità per vedere le cose da un altro punto di vista. L'empatia ha bisogno di uno sforzo costante, mettendo al primo posto gli altri e dimenticando se stessi. L'empatia è vedere le cose attraverso gli occhi altrui, sentirle con le loro orecchie, provare sensazioni attraverso il medesimo cuore. L'empatia è la capacità di mettersi nei panni degli altri ed entrarne in sintonia. Giudichiamo le persone perché non riusciamo a comprenderle. L'empatia è la capacità di comprendere appieno lo stato d'animo degli altri, sia che si tratti di gioia che di dolore. A scuola capita spesso di essere derisi, presi in giro, sminuiti. È importante sapere che c'è qualcuno che ti capisce al primo colpo e sa darti una mano anche attraverso una semplice parola. Empatia è incontrare, amare, confrontare e comprendere l'altro. L'empatia serve a farti capire che non sei mai solo e c'è sempre qualcuno a cui interessa di te. Impara ad ascoltare senza avere fretta di rispondere oppure dire la tua. L'empatia è l'abilità di capire ciò che un'altra persona sta passando. L'empatia parte da un semplice gesto di una persona, anche casuale, e quella persona potrebbe